Buona giornata cari amici, oggi è il 20 gennaio 2018, questa è la prima edizione della rassegna stampa edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Iniziamo subito con la lettura degli articoli. Iniziamo con il post, c'è cioè l'articolo di Marco Travaglio che trovate sul fattoquotidiano.it. Dove scrive Il mistero della verità. L'invito è ufficiale, anzi ufficialissimo, scrive Marco Travaglio, domani 18 gennaio alle ore 17 presso il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la protezione delle infrastrutture critiche al Polo Tuscolano in via Tuscolana 1548, la presenza del Ministro dell'Interno Marco Minniti e del Capo della Polizia Franco Gabrielli per rappresentare il nuovo servizio di segnalazione istantanea contro le fake news. Ti aspettiamo, quel ti aspettiamo, insomma, ha un che di vagamente inquietante, tipo quando ballavo in discoteca con una tipa che mi piaceva, e un coetaneo più robusto di me, ci voleva poco, scrive Marco Travaglio, e mi diceva ti aspetto fuori. Insomma, questo è l'inizio dell'articolo. Vi consiglio di andare a leggere perché è molto, molto carino e interessante. Empoli busta con due proiettili e una svastica alla sindaca. Preferisci i negri ai tuoi cittadini? Ti ammazziamo, era scritto. La prima cittadina Adem Brenda Barnini ha ricevuto una lettera contenente un articolo del Tirreno sulla consegna della medaglia d'oro per la resistenza alla città. Oltre al simbolo nazista, una scritta con la minaccia di morte e l'accusa di legami con una cooperativa che gestisce l'accogliente dei migranti. Il Movimento 5 Stelle Toscano dice difendere i principi della nostra Costituzione antifascista. Coppia dell'acido, Cassazione conferma adottabile il figlio di Levato e Boettcher. Legale di lei dice ricorso alla Corte dell'Unione Europea. La Cassazione ha respinto il ricorso della coppia e ha confermato l'adottabilità del bambino nato dalla relazione tra i due. Il PG aveva chiesto di lasciarlo crescere con i nonni. I figli non si tolgono nemmeno ai mafiosi, aveva sostenuto. Ma i giudici, scrivono, agì consapevole della gravidanza. Taranto, scuole ancora chiuse a causa per le polveri sui Ilva. I bambini tornano in classe e puliscono i banchi sporchi di minerale. La foto è stata postata sui social network da un insegnante. Nei giorni in cui il vento soffia da nord-ovest, il quartiere Tamburi è investito dalle polveri che svolazzano dai parchi minerali ancora scoperti. Proprio ieri, l'altro ieri, scusatemi, il ministro Galletti aveva detto che la qualità dell'aria di Taranto negli ultimi 4 anni è stata in linea con i parametri fissati dalla legge. Movimento 5 Stelle scrive una lettera a Berlusconi dicendo ai nostri elettori disoccupati: i dati dimostrano che sono solo 6 su 123. Capogruppo 5 Stelle alla Camera Daniele Pesco ha consegnato a mano a Palazzo Grazioli il testo con l'elenco delle professioni svolte dai parlamentari prima delle elezioni. Luigi Di Maio risulta studente, mentre Alessandro Di Battista giornalista e Roberto Fico comunicatore. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa e vi ricordiamo che questa rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con i programmi.